Grazie per essere qui. Qualche parola sui questi giorni che stiamo percorrendo insieme, giorni intensi. Li abbiamo affrontati con un primo obiettivo. Il Premier Mario Draghi non può spostarsi al Quirinale mentre nel paese c'è un'emergenza in atto, i cittadini aspettano delle risposte. L'abbiamo fatto nell'ottica di valorizzare il suo operato, di assicurare massima continuità, tempestività ed efficacia all'azione di governo. E questo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Secondo obiettivo, non volevamo che questa fosse l'occasione per spaccare il paese. Da subito, quindi, avevo chiesto con forza che fossero ritirate o non presentate candidature di parte, divisive. Abbiamo ottenuto anche questo obiettivo, con il ritiro della candidatura del presidente Berlusconi, il quale ha compreso il momento del paese e ha preferito ritirare la sua candidatura, bisogna dargliene atto, e poi anche col fatto che abbiamo iniziato un confronto e promosso questo confronto anche con le altre forze, quelle di centrodestra, chiedendo a gran voce, sempre e costantemente, di mettere da parte candidature, diciamo, che avessero una coloritura politica di area particolare, sia per quanto riguarda a sinistra, sia per quanto riguarda le forze di centrodestra. Abbiamo quindi individuato subito un obiettivo di alto profilo, autorevole, super partes, che potesse garantire tutti. Anche questo obiettivo l'abbiamo centrato. Abbiamo poi in particolare lavorato a una candidatura che introducesse un elemento di oggettiva novità, di innovazione nel quadro del nostro sistema politico. Una Presidente della Repubblica donna. Per noi non è stata una battaglia, una formalità, una mera formalità, un omaggio al genere così alla moda. No, è stata una battaglia vera, tant'è che sul tavolo del negoziato, dove abbiamo vagliato nel corso dei giorni, via via esaminato alcune candidature, alla fine sono rimaste nella rosa ristretta due profili, due candidature di donna di assoluta eccellenza, assolutamente profili di alto prestigio, altissima competenza con la massima garanzia ovviamente di riconoscimento nei valori costituzionali e di garanzia per l'unità nazionale. Quest'ultima battaglia non siamo riusciti a vincerla. L'abbiamo combattuta per tantissimi giorni, tantissime ore, notte anche giorno e anche notte. Abbiamo trovato degli ostacoli. Purtroppo non è stato possibile raggiungere il quorum sufficiente per mettere in votazione uno di questi profili. E ovviamente di fronte a questa prospettiva però avevamo un'opzione di garanzia. Questa opzione di garanzia era però non poteva essere messa, diciamo, nell'ambito di una lista. Era un'opzione assolutamente fuori quota, era quella del presidente Mattarella. E la nostra comunità, la comunità del Movimento 5 Stelle, da subito, sin dall'inizio, ha iniziato a esprimere singolarmente e poi via coralmente vari attestati di stima. Il presidente Mattarella, nell'ambito della nostra comunità, riceve unanime, ha sempre ricevuto unanime apprezzamento ed è per questo che quando abbiamo compreso che non c'erano le condizioni, dopo le varie votazioni, per eleggere la figura di una nuova, di un nuovo presidente, una presidente donna, abbiamo deciso di convergere con le altre forze politiche sul rinnovo del mandato al presidente Mattarella, che non ha bisogno di presentazioni. Questi sono i fatti, questo percorso l'abbiamo compiuto qui con i capigruppo che sono qui con me, abbiamo compiuto insieme ai rappresentanti del movimento che hanno degli incarichi nei vari organi politici, una cabina di regia. Abbiamo cercato di coinvolgere sempre, per quanto possibile, nelle riunioni congiunte tutti i grandi elettori. Abbiamo cercato anche di parlare all'intera comunità e dal Paese. Ho finito, permettetemi solo una battuta, di ringraziare tutta la nostra comunità per
perché in questa battaglia non siamo stati soli. Questo percorso ci ha confortato, in questo percorso il continuo sostegno, e ci arrivano tanti attestati anche dai cittadini che non fanno parte della comunità del Movimento 5 Stelle su questo nostro impegno, su questa nostra autentica e sincera dedizione per cercare di mettere interessi di parte e contribuire al confronto tra le forze politiche per tenere l'asticella alta e fare in modo che il minimo comune denominatore non fosse a ribasso, ma fosse una soluzione di altissimo compromesso. Ovviamente in questo momento, e lo capisco perché è un modo di intendere la politica tradizionale, un modo di leggere la politica anche in modo tradizionale, ci sono tanti che parlano di vincitori e vinti. Noi non ci sentiamo vincitori, non ci sentiamo sconfitti in nessuna di queste tappe di questa battaglia. Secondo noi, nella possibilità di assicurare continuità all'azione di governo, non ha vinto contro il Movimento 5 Stelle, ha vinto il Paese. Nella possibilità di avere, come Presidente della Repubblica, per i prossimi 7 anni, un Presidente di assoluta garanzia, di alto profilo anche morale, di assoluta e sperimentata competenza e serietà, come il Presidente Mattarella, ha vinto il Paese e non ha vinto Conte. Nella possibilità di avere un Presidente donna per la prima volta nella storia repubblicana, cosa per cui invece i partiti, gli altri partiti, non si sono dimostrati ancora in linea con quelle che sono le sensibilità ormai diffuse nella nostra comunità nazionale, non ha perso Conte, non ha perso la comunità 5 Stelle, ha perso il Paese. Un'occasione che però nulla toglie al fatto che adesso ci accingiamo a questa nuova votazione, convinti di poter sostenere tutti il Presidente Mattarella per un nuovo settennato. Grazie. Una parola anche Mariolina Castellone, capogruppo al Senato. Grazie, sì, solo brevemente. Era ormai l'anno scorso quando il Presidente Mattarella ci esortava noi politici a diventare costruttori di bene, e su quella premessa nasceva il governo Draghi, un governo che noi stiamo vivendo con un obiettivo che è quello di garantire la stabilità a questo Paese e di portare avanti delle sfide importanti, innanzitutto completare i progetti che sono previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E quello della stabilità per noi, come ha detto Giuseppe, era un pilastro da mantenere. In questo percorso per individuare il Presidente della Repubblica, il Movimento 5 Stelle è stato guidato da questo principio: mettere al centro il bene del Paese, essere costruttori di bene. Ecco perché con Giuseppe, con Davide, dal primo giorno di questo percorso abbiamo fatto un appello a tutte le forze politiche perché insieme potessimo individuare una figura autorevole, una figura altamente condivisa. E chi come me, come noi, vive ogni giorno il Parlamento, il lavoro in Commissione, sa quanto sia difficile mantenere all'interno di una maggioranza così variegata un equilibrio che ci porti a lavorare bene. Quindi questo, come diceva Giuseppe, non è assolutamente un compromesso a ribasso, è una vittoria per il Paese, una vittoria per il Parlamento, che dal basso ha indicato una strada che poi è diventata la via maestra, che ci ha portato a confermare la fiducia del Parlamento nel Presidente Mattarella. Grazie. Davide Crippa, capogruppo alla Camera. Sì, grazie, buonasera a tutti. Quanto sta accadendo proprio in queste ore con la votazione rappresenta un po' quello che è il percorso che il Parlamento ha saputo dare a tutto il mondo della politica, segnalando come davanti alla necessità di dare una figura autorevole ha scelto di non andare su percorsi di minimo ribasso, perché in questo caso arrivavamo ad abbassare l'asticella qualitativa e il compromesso rispetto a una figura che di fatto faceva perdere, anche dal punto di vista della tutela, della garanzia, alcuni scenari sarebbero stati a nostro avviso non all'altezza della situazione.
gli scenari che da sempre ci hanno contraddistinto rafforzare la politica di governo del governo Draghi, quella di continuare e ancora di più di rilanciare un'azione di governo. Da sempre noi stiamo chiedendo misure immediate che devono essere applicate da domani in poi. L'esecutivo deve riprendere tutta la sua pienezza la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Ci aspettano delle risposte immediate. Da sempre abbiamo chiesto di intervenire sullo scostamento di bilancio per fornire nuove risorse per l'attività dei ristori e oltretutto per dare risposte al grande caro bollette. Noi credevamo e crediamo tuttora che queste risposte debbano arrivare in tempi strettissimi, quindi un cambio di governo avrebbe significato una perdita di 2 o 3 mesi prima di rendere un esecutivo funzionale e capace di rispondere a queste esigenze. Per noi oggi è rinnovata la fiducia ampiamente nel governo Draghi e puntualizzeremo meglio quale dovrà essere il percorso che ci contraddistinguerà da qui in avanti rispetto al percorso governativo. Altro tema è che in realtà possiamo non nasconderci assolutamente che un Parlamento con una maggioranza così ampia, quasi più di 900 grandi elettori sono considerati di maggioranza, è evidente che cercare una soluzione tra diversi di questi aspetti ha portato a una serie di problematiche, di veti incrociati. La soluzione migliore, autorevole e all'altezza rispetto alle aspettative di tutela costituzionali ha visto da sempre, spontaneamente in queste votazioni, portare sempre più voti verso il presidente Mattarella. Questo è stato in qualche modo la richiesta. Mostrare l'interesse di rinnovare la fiducia verso il presidente Mattarella che i partiti hanno portato direttamente al presidente rispetto all'indicazione di voto di questa votazione. È un punto importante che credo serva a rappresentare come in questo caso il Parlamento non perde la centralità, ma di nuovo rimette al centro la politica del Parlamento anche e ancora di più rispetto ai prossimi passaggi di azione del governo. Prego, domande. Prego. Buonasera Presidente, sono De Carolis del Fatto Quotidiano. Buonasera. Volevo chiederle questo. Ieri sera, mentre era in corso la trattativa, un esponente spicco del Movimento, Luigi Di Maio, ha avuto parole molto dure sul metodo che è stato seguito per cercare di arrivare alla candidatura di Elisabetta Belloni. Ecco, volevo chiederle come interpreta queste parole e se sono il segno di una frattura interna al Movimento e se questa frattura può essere ricomposta. Grazie. Ah, guardi, questo è il momento adesso ovviamente di rimanere concentrati in questa vigilia, in questo momento così importante per il Paese. Per quanto riguarda poi questi aspetti, ci saranno occasioni nella comunità del Movimento 5 Stelle per tutti i necessari chiarimenti. Adesso sono state ore febbrili, non c'è stata neppure la possibilità di chiarire il significato di queste uscite, però ovviamente perché abbiamo avuto una trattativa che è stata così intensa, così impegnativa, che addirittura insomma ci sono stati dei momenti in cui non siamo riusciti, eppure siamo parlati tra noi, anche lavoravamo insieme molto di fretta. Arriverà poi il momento per chiarimenti interni e ovviamente per tutti questi passaggi anche che sono opportuni in una comunità che discute e in cui ogni esponente politico deve primariamente rispondere non al leader di turno, ma più che altro all'intera comunità degli iscritti. Presidente, 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 qua, qua, Prego, adesso, ecco, qua. salve. Alexander Iacono, GF Agenzia Vista. Presidente, io le volevo chiedere questo. Si è parlato un po' anche del ruolo di Mario Draghi nel tessere, nel convincere Mattarella e nel trovare questa soluzione. Lei ci sa dire se questo anche dei suoi contatti, diciamo, corrisponde al vero? E poi una seconda cosa, dato come sono andate questi giorni, l'esplosione delle coalizioni, le proposte, i nomi bruciati e così via, da domani, da dopo l'elezione del presidente, per il governo cambia qualcosa, per quanto riguarda il movimento? Chiederà una verifica, chiederà qualcosa o va bene così? Grazie. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, credo che sia. Non ho seguito le agenzie perché sono stati momenti molto impegnativi. Oggi abbiamo avuto un vertice di maggioranza con le varie forze di maggioranza, con gli altri leader, e poi il corso del quale
ancora questa mattina durante il vertice abbiamo esplorato, perché ho voluto chiamare tutti gli altri leader a confrontarsi su questa prospettiva della figura femminile per quanto riguarda la Presidenza della Repubblica. Quindi c'è stata la possibilità per, come dire, sintetizzare le varie posizioni, dove ho avuto conferma che le figure pur autorevolissime che erano sul tavolo delle trattative, che sono state sul tavolo delle trattative in questi giorni, non hanno incontrato il gradimento in particolare di Forza Italia, anche di Italia Viva. Insomma, c'è stato evidentemente un ostacolo che ha impedito poi in particolare di poter raggiungere il quorum, di prefigurare il quorum necessario, tanto da rendere inopportuno ovviamente che si andasse a una conta. Nel frattempo è arrivata appunto l'informazione a tutti noi leader che il Premier Draghi aveva avuto un colloquio con il Presidente Mattarella, e quindi siamo stati informati, ciascuno ovviamente singolarmente, dell'esito di questo colloquio che aveva portato il Presidente Mattarella, considerato ovviamente la situazione del Paese, le condizioni in cui eravamo e siamo, che aveva rimosso quello che dall'ostacolo, dall'inizio era apparso un po' un ostacolo, ovviamente, che devo dire la verità, che ci ha resi abbastanza cauti, insomma, che c'è una dichiarata indisponibilità per il rinnovo. Quindi è da apprezzare questo atto di assoluta generosità del Presidente Mattarella. Dopo, è un atto che è particolarmente generoso, invito a considerare, perché da parte sua, anche in colloqui avuti risalente un po' di tempo fa, lui ha sempre chiarito anche le ragioni per cui, quindi ben motivate, per cui non vedeva di buon occhio un rinnovo. Quindi il fatto di aver messo accantonato gli interessi personali rispetto a abbracciato questa prospettiva, conoscendole la sensibilità costituzionale, istituzionale e umana, io lo considero veramente un atto di grande generosità. Per quanto riguarda il Premier Draghi, in questo scambio telefonico abbiamo preannunciato un incontro prossimo, perché è chiaro che rappresentando la forza di maggioranza relativa all'interno del periodo di maggioranza c'è l'assoluta esigenza di confrontarci. Io l'ho detto pubblicamente, noi non possiamo semplicemente limitarci ad assicurare genericamente continuità dell'azione di governo. Cioè, il nostro primo obiettivo che abbiamo centrato, chiediamo che il Premier Draghi continui nella sua azione di governo, anche perché punto di equilibrio non ci possiamo permettere di spostare quello che riteniamo il punto di equilibrio con la possibilità concreta di non ricomporre più questo equilibrio, o di ricomporlo con grandissima difficoltà e con il rischio concreto di non poter comporre un equilibrio altrettanto con alla guida una figura altrettanto prestigiosa. E allora questo lo abbiamo sempre accompagnato con la disponibilità del Movimento 5 Stelle a rinnovare questo impegno, questo sostegno, e anzi abbiamo detto, io l'ho detto chiaramente in più occasioni a tutta la nostra comunità, noi dobbiamo essere promotori di questo confronto per siglare un patto per i cittadini. Un patto per i cittadini in cui quindi con l'autorità di governo si possa individuare, nell'ambito del quale si possano individuare delle priorità e quindi individuare per questo periodo di qui alla fine della legislatura un programma incisivo di iniziative, alcune delle quali ovviamente alcune urgenze sono state richiamate dal capogruppo Crippa. Abbiamo una emergenza energetica, abbiamo oltre che l'emergenza sanitaria, abbiamo un piano nazionale di ripresa e resilienza che adesso inizia la fase più difficile, affronta la fase più difficile della messa a terra. Ecco, tutta questa lista, e ovviamente dalle forze politiche c'è anche la prospettiva di lavorare a alcune riforme essenziali per poter poi avviare in modo migliore la prossima legislatura. Penso anche alla legge elettorale, penso anche alla riforma dei regolamenti parlamentari e altre iniziative ancora. Presidente Alberto Sofia, il Fatto Quotidiano.it. Buonasera. Allora, poco fa il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha detto, nonostante, al di là dell'implosione del centrodestra, invece il campo largo di fatto ha tenuto,
ma ha ammesso che ci sono state delle frizioni. Ha detto ancora di fidarsi di lei, ma ha ammesso appunto che ci sono stati dei chiarimenti. Le chiedo se ritiene di aver fatto degli errori, diciamo, durante le trattative anche con Matteo Salvini. È stata citata la questione della carta della Belloni, sul quale lo stesso Di Maio ha avuto delle parole dure, ma se smentisce anche per esempio di aver trattato sul nome della Casellati con Salvini, crede che questo rapporto con il PD possa essersi incrinato? Allora, a parte che le parole che lei mi ha riferito del segretario Letta evidentemente scacciano via queste supposizioni, io ho detto più volte, ogni mattina che sono entrato alla Camera ho fatto delle dichiarazioni, ho detto sempre questo, ho espresso bene questo concetto: trattative riservate, coperte al necessario riservo ovviamente, non significa percorsi opachi, percorsi trasparenti, poco trasparenti o non limpidi. Io sono in grado di riferire, se non fosse appunto per ragioni di riservo, ma una volta superato il riservo possiamo anche poi, come dire, riferire, diciamo, quelli che sono i momenti di vita più salienti di queste trattative. Sono in grado di riferirlo trasparentemente, perché non mi sono mai permesso neppure di ipotizzare, di sognare, mai. Nonostante ho visto sono state scritte delle schifezze, che avrei fatto una volta accordo per la Casellati, un'altra per Frattini, un'altra volta sono state inventate delle schifezze sui giornali, si è sbizzarriti, non so chi potesse diffondere queste cose. Il Movimento 5 Stelle ha una linearità, una trasparenza, perché questi sono principi scritti nella carta dei principi e dei valori. Quando noi parliamo di etica pubblica significa che non è che ci sediamo a un tavolo, creiamo un gruppo di coalizione e poi separatamente andiamo a trattare per interessi di parte. Io non ho mai fatto accordi di questo tipo sotto banco. Non l'ho smentito fin qui perché ero concentrato sulle trattative, e quando si è concentrati per un obiettivo così importante nell'interesse del Paese non ci si può distrarre da tutte queste sciocchezze, queste falsità e a tratti anche calunnie. Quindi il Movimento 5 Stelle non deve giustificarsi in nulla, chiaro? Anche per quanto riguarda la trattativa sulle figure femminili. Questa trattativa è stata condotta addirittura a tre, con Salvini, Conte e Letta. Nonostante Conte fosse stato delegato dalla coalizione ad incontrare Salvini, ma siccome so che il Partito Democratico è giustamente una comunità di persone che ha la sua complessità, ho chiesto io stesso al segretario Letta di affiancarmi in questi incontri, e quei nomi sono stati condivisi da giorni da tutta, da PD, LeU e 5 Stelle. Non c'è stata nessuna invenzione, sono gli stessi nomi che giacevano lì da giorni in piena trasparenza. È stata sempre una trattativa condotta sulle stesse basi, senza fare giochi delle tre carte che non mi sono propri e che non conosco. Passo. Buonasera Presidente, Luca Monconi, TG2. Senta, lei prima, riprendendo la prima risposta che ha dato al collega De Carlo, si è detto un chiarimento interno ci sarà. Che significa? Che c'è stato qualcosa allora durante tutte queste trattative all'interno del Movimento? Qualcosa che ha creato una frizione tra diversi gruppi, sì o no? Lei può garantire che c'è stato un movimento compatto che ha seguito sempre e comunque quella linea? Guardi, io ho detto all'inizio, quando i giornali ci hanno descritto sempre, voi giornalisti avete parlato di divisioni, mi chiedevate, ma Presidente, i 230 delegati si muoveranno all'unisono, eccetera. Io ho sempre risposto, aspettate un attimo, vediamo alla fine quando si andrà al voto e vedremo se il Movimento 5 Stelle, che è il più numeroso, si rivelerà o meno il più compatto. Questa scommessa, se la volete fare, si sta votando e andremo a vedere se, come io credo, saremo i più compatti. Anche è chiaro che nell'ambito...
Come? Tutti i voti che c'erano stati per Mattarella sono stati un segnale prima, secondo lei? Guardi, era una libertà un di coscienza. Segnale che, attenzione, attenzione, noi abbiamo dato sempre come indicazione scheda bianca, ma con la piena comprensione che si potesse indicare Mattarella. Quindi abbiamo, come dire, lasciato crescere questa spontanea sensibilità verso la candidatura di Mattarella. Qui abbiamo i due capigruppo. Insomma, se voglio dire, noi ci fosse sfuggito questo numero di voti su Mattarella così corposo, e addirittura siamo riusciti anche a dosarlo, a farlo crescere complessivamente, cercando di, come dire, che in un contesto molto difficile in cui non si sapeva se, perché ricordiamoci che il blocco di centrodestra aveva delle perplessità che sono state da ultimo superate, giusto? È inutile nasconderci. Quindi è ovvio che abbiamo proceduto in queste votazioni con la massima cautela. Presidente Mattarella, presidente uscente, era un'opzione, come ho detto, di garanzia. Andava, come dire, considerata con grande estrema cura. Se ci fosse sfuggito questo, se ci fossero sfuggite queste attestazioni di riconoscimento e apprezzamento della figura di Mattarella, vuol dire, insomma, che non conosceremmo neppure in quale comunità siamo collocati, saremo fuori dalla grazia di Dio. Abbia pazienza. Presidente, salve, Matteo Cucciarelli, La Repubblica. Oggi il ministro Giorgetti ha quasi evocato le sue dimissioni, poi in realtà si è un po' cambiato versione, ha detto che serve un codice di comportamento nella maggioranza. Allora io le vorrei chiedere innanzitutto cosa ne pensa, se davvero c'è bisogno di questo codice e se soprattutto all'interno del governo ci sarebbe bisogno di un rimpasto, se lei in tal caso sarebbe d'accordo. Allora, guardi, io non mi permetto ovviamente di entrare nelle dinamiche di valutare le forze altrui, insomma le forze politiche altrui, i partiti altrui, quindi non posso entrare nel merito delle dichiarazioni, cosa nascondano quelle dichiarazioni, insomma. Quello che posso considerare è che c'è stato qualche dato politico di cui prendere atto in questi giorni. In particolare le forze di centrodestra, a un certo punto c'è stato un chiaro segnale di divisione. Un chiaro segnale di divisione che si è anche manifestato ad un certo punto allorché Forza Italia ha dichiarato, o comunque una componente delle forze di centrodestra ha dichiarato a quel punto lì di autorappresentarsi e di, come dire, non affidarsi più a un delegato comune. Però sono dinamiche queste che adesso vanno vagliate e va compreso, voglio dire, a cosa preludono, insomma. Questo passaggio, questo contesto così importante della nostra vita istituzionale potrebbe aver innescato delle dinamiche di cui però in questo momento è difficile valutare l'esito. Per quanto riguarda l'esigenza di un rimpasto, il Movimento 5 Stelle non ha mai espresso l'esigenza di un rimpasto. Questa cosa qui dei rimpasti, la poltrona, cambiare ministri, avere un ministero in più, sottosegretario, è una roba che noi, per cui non abbiamo nessuna sensibilità. Io ho parlato di patto per i cittadini. Con il Premier Draghi voglio parlare delle urgenze del Paese, voglio parlare e voglio conoscere e condividere l'agenda del governo per i prossimi mesi, e siamo ovviamente disponibili a rinnovare con ancora maggior vigore il nostro impegno, perché quando noi prendiamo un impegno agli occhi dei cittadini lo vogliamo mantenere. Presidente, salve, Borriello e La Press. Il leader di Italia Viva oggi, Matteo Renzi, ha parlato di un asse sulla Belloni che si stava creando, giallo-nero-verde, mettendo insieme il Movimento, la Lega e Fratelli d'Italia, che lui avrebbe stoppato, dicendo anche che in realtà Letta aveva dato il via libera all'operazione Belloni. Esiste questo asse ed è stato bloccato? Scusi, mi faccia capire. Un asse giallo-verde, cioè, parliamoci francamente, se i cittadini a casa si confondono sul piano cromatico, un asse Movimento 5 Stelle, un asse Lega, un asse Fratelli d'Italia per l'elezione di un candidato alla donna, candidato alla Presidenza della Repubblica,
E poi lei stesso mi dice che Letta avrebbe ammesso che anche Renzi avrebbe ammesso che anche Letta era partecipe. Allora è un asse che riguarda anche il PD. Scusate, ma non diciamo fesserie. Non ricorriamo tutte le fesserie che vengono declamate da tutti a destra e a sinistra. Non rendiamo, i cittadini hanno bisogno di linearità e trasparenza. Se io vi dico che questi nomi di cui abbiamo discusso da giorni sono stati condivisi da PD, LeU e Movimento 5 Stelle, quale asse del movimento con Salvini e la Lega si è avuto l'incarico io di negoziare col centrodestra? L'ha fatto anche poi in molti momenti lo stesso Enrico Letta su questi nomi. Non è che se poi abbiamo il consenso di queste forze diciamo che si è creato l'asse, mettiamoci d'accordo, o diciamo che ci deve essere il confronto con le forze di centrodestra, lo diciamo chiaramente, lo affrontiamo. Non è che poi se il consenso c'è diciamo che si creano assi politici. Ma cosa sono queste letture? Che significato hanno? Per quanto riguarda lei, Renzi, io prendo atto che quello che si è presentato al paese come il fautore delle battaglie civili ha detto no a tutte le più alte candidature femminili che abbiamo proposto, oltre che a tantissime altre, a meno che non si convergesse sulla sua precisa candidatura. Conte, volevo tornare, sono Gerina di La Sette Tagadà. Volevo tornare sulla sua dialettica con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Lei diceva Bianca, loro scrivevano Mattarella, lei diceva Belloni, loro scrivevano Mattarella. Erano più avanti. Ma lei ci ha lei... seguito in questi giorni? Mi dica quando ho detto Belloni, scusi. No, lei ha detto una donna. Io è non stato ho mai pronunciato un nome, non ho mai messo in votazione un nome. Scusi, lei ci ha seguito o no? Certo, lei ha detto una donna ed è stato Grillo invece a scrivere il nome di E abbiamo messo in votazione a Belloni? No, non l'avete messa in votazione. E allora, che cosa dice? Volevo chiederle la dinamica con i suoi parlamentari. Erano loro più avanti di lei? Si è sentito tirato in qualche modo per la giacca? Si è sentito invece... Ha fatto dei ragionamenti su quale dovrà essere la sua leadership futura a valle di questa dialettica, diciamo, con i parlamentari? Guardi, è un ragionamento un po', non, per mio demerito non l'ho seguita bene, perché la leadership futura, quei parlamentari, eccetera. Allora, adesso facciamo parlare il capogruppo Crippa, semmai, se permetti Mario Lina, in rappresentanza anche del lavoro che è stato fatto. Cioè, quello che vorrei dire è che qui non c'è stata, non ci siamo mai, alla fine di nessuno scrutinio, svegliati e ci siamo meravigliati del risultato. Il risultato l'abbiamo sempre seguito, perché il tutto è avvenuto in piena corrispondenza e comunicazione tra grandi elettori, capigruppo che mi riferivano. Davide Crippa, è così o no? Assolutamente, il Movimento 5 Stelle dava indicazioni di voto rispetto a quelle che erano indicazioni di Bianca, ma avevamo sicuramente la conoscenza, sia io che Mariolina, di quale potevano essere le dinamiche con cui, vista la libertà anche di espressione che abbiamo poi palesato, libertà di coscienza all'interno della scheda bianca, avevamo la certezza che alcuni voti sarebbero confluiti su Mattarella. Questo percorso, guardi, ci ha portato oggi a poter eleggere il presidente Mattarella, perché se ne avessimo connotato politicamente sin da subito con una scelta chiara di indicazione di voto del Movimento 5 Stelle, quello sarebbe stato utilizzato come una modalità per non oggi arrivare a una soluzione condivisa, per cui l'elemento che ha portato poi man mano a crescere e a convergere altre forze politiche, poi ricordiamo in alcune delle votazioni sono arrivati dei voti a Mattarella anche quando noi non eravamo in aula, per cui il percorso che ha anche stato palesato anche dall'altro fronte è che ci fossero diversi parlamentari che avessero la sensibilità di portare avanti quella che oggi viene posta in votazione come una candidatura unitaria trasversale. Veramente l'elemento rappresentativo che i capigruppi hanno sempre fatto al presidente Conte è quella della realtà della gestione dei gruppi così come è stata, per cui avevamo piena consapevolezza e contezza di quello che i gruppi andavano a fare, a svolgere. Non ci siamo stupiti di alcuna azione successivamente al risultato. Anzi, sì, io vorrei solo aggiungere che forse siamo stati più bravi degli altri come capigruppo
e Giuseppe come presidente ad ascoltare quello che veniva dal Parlamento, che come dicevo è un Parlamento che vive questa maggioranza tutti i giorni nelle aule, nelle commissioni, e sapeva bene quanto questo equilibrio andasse preservato. È stata una fuga in avanti provvidenziale in qualche modo, quella dei parlamentari del movimento. È stato tracciare una strada, indicare una strada e poi costruirla piano piano, coinvolgendo anche le altre forze politiche. Presidente, le volevo chiedere se allora il PD era d'accordo, l'EU era d'accordo su Belloni, allora perché non si è chiuso su di lei? Forse è stato per colpa di Salvini che ha provato a intestarsela? Qual è stata secondo lei la cosa che ha fatto saltare tutto? Guardi, il primo a parlare in quei minuti, in quelle ore, un presidente donna, stiamo lavorando un presidente e una presidenta donna, è stato Enrico Letta a Sky TG24. Poi c'è stata l'uscita di Salvini, che non mi risulta però abbia fatto un nome, indicato un nome, e poi ancora ho detto io che stavamo lavorando a questa possibilità. E ho detto, ma qui rivendico quello che ho detto sin dall'inizio, la nostra forte determinazione per questo obiettivo, e non ho fatto neanche io nomi. Quindi voglio dire, se oggi dovessimo valutare che questo risultato storico non è stato raggiunto perché c'era qualcuno che lo voleva intestare, io dico che la politica non ha dato una buona prova di sé. Grazie a tutti.